Ciao a tutti, bentornati nel mio canale La Luna Nera, io sono Silvia. Oggi proseguiamo la spiegazione delle nostre sibille andando a vedere il 5 di cuori. Questa carta si chiama Allegrezza al cuore e porta come definizione le consolazioni e fidanzamento. È una carta che raffigura tutte le belle notizie, la felicità, tutte quelle cose che per cui uno dovrebbe gioire. In questa carta viene raffigurato un balletto, in centro abbiamo una dama che sta ballando con due ragazzi. Probabilmente è una festa di paese perché il selciato non è asfaltato, quindi possiamo immaginare o un cortile oppure una strada di campagna. Alcune scuole di cartomanzia fanno notare come questa ragazza stia ballando con il ragazzo della blusa blu, lo guardi dritto negli occhi, gli tenga la mano, però tenga la mano anche all'altro ragazzo e il ragazzo blu sembra ignaro della cosa. Quindi alcune scuole di cartomanzia definiscono questa carta sì come fidanzamento, ma anche come una possibilità di un adulterio, qualcosa che stia succedendo sotto gli occhi del ragazzo che però lui, accecato d'amore, non vede. Ora andiamo a vedere qualche abbinamento che possiamo trovare facendo i consulti. Dunque, per esempio, se avessimo l'otto di quadri, l'omaggio di preziosi, ecco questo è il classico anello di fidanzamento. Se, per esempio, trovassimo il re di quadri, il mercante, potremmo dire che è un contratto di lavoro a tempo determinato, perché in questo caso il 5 ha un valore, diciamo così, transitorio, ovvero che inizia ora e ha una durata, nel tempo. Poi se per esempio trovassimo la donna di picche, la nemica. Ecco qua possiamo dire che ci sono dei fastidi in amore causati da una donna, probabilmente una donna che ha perso la testa per il nostro compagno, però non è detto che il nostro compagno contraccambi i suoi sentimenti. Poi, per esempio, trovassimo il sette di quadri, il bambino. Ecco, questo è un incontro intimo. Se trovassimo l'asse di quadri, l'incontro intimo potrebbe sfociare in una grande passione, un'attrazione a livello molto sessuale più che di sentimenti. Poi se per esempio, no, proviamo questo. Se trovassimo per esempio questo, il 6 di cuori, che lo vedremo la prossima volta, il denaro. Ecco, questo è un acconto. Con l'otto di fiori, la riunione. Questo è una ripresa di un rapporto, probabilmente qualcuno che non si è più frequentato per un determinato tempo, probabilmente perché hanno litigato o semplicemente una delle due persone si è dovuta allontanare. Questa è una ripresa appunto di un rapporto. Se trovassimo per esempio l'asse di fiori,
L'Imeneo, ecco, questo è il matrimonio. Sempre per, appunto, come abbiamo detto prima, il 5 ha un effetto temporale perché dal fidanzamento poi si passa a un'unione più profonda, quindi il matrimonio. Se insieme a questo trovessimo per esempio il 10 di quadri, il ladro, ecco questo sempre per il discorso anche di prima dell'ambiguità tra questa signora che se la giostra un po' con questi due uomini, è possibile un tradimento. Con l'ammalato, il 4 di picche, e queste sono le classiche pene d'amore. Con l'attesa, i sospiri, il 6 di picche, e qui stiamo proprio attendendo un amore lontano. Se per esempio trovassimo il 6 di fiori, la consolante sorpresa, ecco, questa è una sorpresa inaspettata che ci darà molta felicità. Invece trovassimo l'asse di picche, il dispiacere, ecco qui ci saranno delle gelosie, delle lacrime, versate per amore. Se il 5 di cuori apparisse al contrario, e questo è simbolo di instabilità sentimentale, e frustrazioni e tutto ciò che ci tormenta a livello emotivo. Ora, prima di chiudere, volevo farvi conoscere queste carte che io, essendo una collezionista di Sibille, quando posso, che ci sono delle carte che io non conosco, le compro sempre volentieri perché mi piace averle un po' di tutti i tipi. Secondo me sono molto più complete non complete, diciamo che sono più facili rispetto vediamo se si vede, ok, alle classiche Sibille della vera Sibilla. Perché prendiamo per esempio il sacerdote. Ora vi faccio vedere il paragone. Solo un attimo, vediamo dove l'ho messo. Ecco, ok. Se io prendo il sacerdote delle vere Sibille e il sacerdote di queste che si chiamano Sibilla 800, graficamente sono abbastanza simili, però se vi ricordate, qualche lezione fa vi ho detto che il sacerdote nella vera Sibilla raramente ha la figura dell'ecclesiasta, è più un giurista, qualcuno che lavora per il ministero, e in alcuni casi, ma molto raramente, appunto, mantiene la figura dell'ecclesiasta. In questa carta della Sibilla 800 vengono raffigurate le carte in modo poetico. Per esempio, questo c'è scritto: non creder sacerdote chi vede il breviario, può farlo anche il giurista, scienziato o l'avvocato. Quindi, questo ti dice che non è raffigurato un prete, ma uno scienziato, un giurista e anche l'avvocato. Quindi io vi consiglio, se volete ovviamente, se avete voglia di darle uno sguardo, queste carte, io le ho prese ovviamente online, si recuperano
anche molto facilmente, non hanno neanche un costo eccessivo. Se le sibille le trovate troppo, diciamo così, complicate, io vi consiglio anche questo mazzo di carte perché appunto c'è il frasario sotto e vi aiutano molto a capire la spiegazione della carta in sé. Anche qua c'è il nemico. Il militare, sono esattamente le figure che ci sono nelle sibille. Questa è la fortuna, graficamente sono un pochino diverse, però il simbolismo resta uguale. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento la prossima volta. Vi ringrazio, ci vediamo presto. Ciao ciao.